vorrei ringraziare innanzitutto il nostro relatore, il nostro ospite, il professor Giorgio Manzi, che è un paleoantropologo dell'Università Sapienza di Roma. E il professore è direttore del Polo Museale Sapienza e del Museo di Antropologia G. Sergi. È associate editor dell'American Journal of Physical Anthropology, review per numerosi periodici scientifici internazionali. Autore di numerose pubblicazioni, ho letto lì presso il sito dell'università 200 pubblicazioni, è divulgatore e collaboratore di periodici, quotidiani, radio TV e siti web. La sua relazione questa mattina verterà sul racconto di Neanderthal. Il professore mi permetterà di fare due avvisi pubblicitari che sono relativi all'acqua che viene fornita dall'azienda a Fonte di Sassomeo. Il materiale per la disinfezione, perché siamo in periodo di pandemia, è stato fornito gratuitamente e messo a disposizione dalla farmacia Bartoli. Gli omaggi per i relatori sono poi della cantina Scacciadiavoli e della cantina Terra Pedrinci, Molino Tega e il punto vendita Caseificio di Porfirio. Prego, professore. Grazie. Okay. Così mi sentite? È meglio avvicinarla ancora? Così mi sentite meglio? Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a sentire questa chiacchierata su l'uomo di Neanderthal. Lo spunto è venuto dal fatto che è appena uscito questo, da qualche mese è nelle librerie questo mio libro, in cui ho cercato di mettere insieme alcuni aspetti. Innanzitutto appunto questo libro parla di Neanderthal e noi ne parleremo abbastanza a lungo in questa chiacchierata di oggi. I Neanderthal rappresentano una specie di filo rosso che attraversa tutta la storia di quella che io chiamo la scienza delle nostre origini, detta con una parola che alcuni hanno fatica a pronunciare, come mi è capitato con un giornalista televisivo molto bravo peraltro, paleoantropologia, no? Che sembra quasi una... quindi i Neanderthal rappresentano un po' questo filo rosso che attraversa tutta la storia della paleoantropologia, che è la storia di una scienza relativamente giovane, no? Inizia a metà dell'Ottocento proprio con il primo Neanderthal, e da lì inizia un percorso che porta oggi a conoscere diverse specie di nostri antenati e parenti estinti, ne contiamo più di una ventina, insomma, dopo la divaricazione tra noi e gli antenati degli scimpanzé. Quindi questo è un primo taglio di questo libro. Però un altro taglio di questo libro è anche l'aspetto iconico del Neanderthal, no? Il Neanderthal è qualcosa di molto evocativo, per molti rappresenta veramente l'antenato per eccellenza. In realtà, come vi dirò meglio e come probabilmente molti di voi sanno, i Neanderthal non sono nostri antenati, sono stati i nostri parenti estinti, che è un po' diverso. Però nell'immaginario collettivo effettivamente, se io dico paleoantropologia, molti faticano insomma a seguirmi. Se io dico Neanderthal, tutti capiscono di cosa stiamo parlando. E inoltre insomma i Neanderthal, no, ci sono film che hanno a che fare con i Neanderthal, canzoni, no, che evocano la parola Neanderthal. Quindi Neanderthal è un po' come fosse un'icona pop, un'icona della paleoantropologia, ma un'icona anche dell'uomo delle caverne, un'icona di forse anche di un'umanità in qualche modo regredita. Altri pensano invece che i Neanderthal siano proprio quasi come noi, no? A scuola molti di noi nei libri hanno trovato scritto Homo sapiens neanderthalensis, come a dire che, no, i Neanderthal
appartenevano, possono essere considerati appartenenti alla nostra stessa specie, cosa che non è del tutto vera, e questo pure magari lo vediamo dopo. E un ultimo motivo che è in qualche modo un filo rosso di nuovo all'interno di questo libro è il fatto che ho cercato con un espediente di essere interessante anche per un po' di gente che in questa sala oggi non è entrata, gente che sta lì fuori e che solitamente entra in libreria per comprare dei libri di narrativa. E allora ho pensato che potesse essere utile raccontare la storia dei Neanderthal attraverso un sogno. Quindi ho immaginato di trovarmi in una... anzi, in realtà non l'ho immaginato, forse è successo davvero, che mi trovavo anni fa in una grotta del Monte Circeo. Non so se tutti conoscete che cosa sia il Monte Circeo, è un promontorio a un centinaio di chilometri a sud di Roma che si protende verso il Mar Tirreno. Ero lì con i miei colleghi e con i compagni di lavoro perché scavavamo in una grotta frequentata dai Neanderthal 40-50 mila anni fa, e a un certo punto ho avuto come la sensazione, verso sera, c'era il tramonto, mi ricordo, questa è una grotta che ha un suo fascino perché ci si arriva solo esclusivamente dal mare oggi, ai tempi dei Neanderthal non era così, c'era una pianura davanti, ma oggi lembide di questa grotta sono bagnati direttamente dal mare, quindi noi arrivavamo con la barca e la sera ci facevamo, dopo sporchi di terra per il lavoro di un'intera giornata, ci facevamo un bel bagno e ci rilassavamo un attimo al sole che stava tramontando. E io in uno di questi momenti a un certo punto ho avuto come la sensazione che accanto a me, su quello stesso sasso, ci fosse un Neanderthal che 50-40 mila anni prima effettivamente su quel sasso aveva appoggiato i suoi piedi o si era sdraiato al sole del tramonto, no? E quindi immagino di incontrare un Neanderthal un po' come, non so se qualcuno se lo ricorda, fece Italo Calvino in quella famosa intervista impossibile che andò in radio, mi pare negli anni 70, e di dialogare con questo Neanderthal in modo tale da poter condividere le sue esperienze di vita, no? Esperienze di vita vissuta, con tutto quello che noi riusciamo attraverso la scienza a ricostruire della loro vita passata, no? di queste esistenze così remote. E qui viene il sottotitolo di questo libro, che è anche il titolo che ho messo in questa chiacchierata, questa serie di slide: Storie prima della storia. Sono persuaso che ormai la paleoantropologia come scienza possa raccontare delle storie che assomigliano molto a quelle della storia con la S maiuscola, nel senso che noi abitualmente consideriamo storia ciò che gli uomini hanno essi stessi raccontato per iscritto, no? Cioè inizia la storia quando c'è qualcuno che la tramanda. Per la preistoria non è così, per la preistoria dobbiamo fare riferimento a documenti che sono nascosti sottoterra, no? Dobbiamo scavare gli strati geologici, recuperare i manufatti del paleolitico, recuperare i resti degli animali cacciati, dobbiamo recuperare i resti degli stessi protagonisti. E però questa scienza è così cresciuta negli ultimi decenni soprattutto, sapete tutti penso che ormai addirittura siamo in grado di estrarre il DNA dai resti fossili di questi nostri antenati, parenti estinti, che riusciamo ad arrivare a una ricostruzione talmente di dettaglio degli eventi del passato che quasi riusciamo a costruire una storia con la S maiuscola di quella che una volta chiamavamo preistoria. Il confine tra preistoria e storia incomincia a sfumare grazie alla scienza, grazie ai metodi scientifici che ci consentono di raccontare storie che nessuno ha tramandato né oralmente né per iscritto, ma che sono scritte nella terra, negli strati geologici. E questo, secondo me, è una conseguenza importante anche in chiave scolastica.
Cioè è incredibile che la scuola italiana, i programmi della scuola italiana, i libri di scuola, non si siano accorti di quanto la biologia è esplosa negli ultimi decenni, dopo la scoperta della struttura a doppia elica del DNA e soprattutto negli ultimi decenni, con di fatto una nuova scienza che chiamiamo biologia molecolare. Ed è incredibile come appunto i programmi scolastici continuino, e soprattutto le ore dedicate a queste scienze a scuola continuano ad essere quelle di quando andavo io a scuola. Quando andavo io a scuola negli anni 70, tutte le conoscenze che ci sono oggi non c'erano proprio. Quando io sono arrivato all'università, di corso di biologia molecolare, cioè di studio della vita a livello così intimo come si riesce oggi ad arrivare, tanto da produrre nel giro di pochi mesi un vaccino per il coronavirus, che quello poi è un sottoprodotto di queste conoscenze. Bene, tutto questo non c'era negli anni 70 e anche nei primi anni 80, e si è sviluppato dopo, ma le ore dedicate alla biologia a scuola e i libri scolastici, i programmi scolastici sono fermi agli anni 70. È come se non si fossero accorti di tutto questo. Tra le varie scienze biologiche che in questi anni si sono sviluppate, c'è certamente anche la scienza delle nostre origini, o paleoantropologia, che può raccontare qualcosa proprio in termini di comprensione di noi stessi. Per cui la smetto qui, poi vi parlo di Neanderthal. E questo libro è anche un po' un tentativo di usare i Neanderthal come un grimaldello, come se volete un sentiero per entrare nella nostra storia, no? Poi i Neanderthal ci interessano, certo ci interessano tanto, ma ci interessa soprattutto sapere chi siamo noi, quali sono le nostre origini, qual è il nostro passato nel tempo profondo, qual è il nostro posto nella natura, come diceva Thomas Henry Huxley a metà dell'Ottocento. Quindi i Neanderthal sono un po' un modo per guardare a noi stessi, al nostro passato e alla nostra natura. Comunque, parliamo un attimo di questi Neanderthal, cerchiamo di descriverli, di inquadrarli, di comprenderli un attimo meglio, questo filo rosso della storia della paleoantropologia e questa icona pop. Beh, la storia comincia ovviamente molto prima dei Neanderthal, no? È chiaro che non si può parlare dei Neanderthal se non si comprende che innanzitutto c'era una scimmia, diciamo così, o meglio, c'erano delle scimmie antropomorfe in Africa orientale che invece di estinguersi si evolvono. E la storia è lunga, qua ci vorrebbero alcune ore per parlare solo di questa slide, non lo faremo oggi. Però solo per dirvi che l'acquisizione del bipedismo, cioè della postura eretta e della locomozione bipede, che è una nostra bizzarria, è una bizzarria della natura, siamo delle creature insolite. Pensate a quanti altri mammiferi bipedi conoscete. I canguri a stento sono bipedi, no? Alcuni mammiferi, anche il mio cane riesce in certi momenti a drizzarsi su due zampe, ma è chiaro che non è quello il loro modello locomotorio. Il modello locomotorio di un bipede in postura eretta è esclusivamente nostro e deriva da un'epoca remota in cui da antenati brachiatori, fondamentalmente come quelli che vedete qui su in alto, sono derivate alcune linee evolutive che si sono mantenute in un contesto forestale, come quelle degli orangutan, dei gorilla, degli scimpanzé, mentre in questo particolare contesto geografico, che è quello della grande fenditura tettonica che chiamiamo Rift Valley, alcuni si sono adattati a una nuova forma di locomozione, che è questo bipedismo in postura eretta, che non solo ci caratterizza e caratterizza anche tutti i nostri antenati, ma è il preludio, come posso dire, il presupposto, più che il preludio, il presupposto a tutta un'altra serie di caratteristiche che verranno dopo. E tra queste, una cosa che possiamo anche dire è che il bipedismo ha avuto successo, nel senso che nei milioni di anni fa, in cui vivevano forme come le australopitecine, no? Tutti conoscono la parola Lucy, no? Questa creatura bipede di
3 milioni e 200 mila anni fa vissuta in Etiopia, che era una sorta di scimmia antropomorfa, pelosa, con la faccia da scimmia, con i denti un po' strani e soprattutto però bipede. Ora, questo bipedismo ha avuto successo, ha prodotto creature come Lucy, ma creature anche come i parantropi, che erano dei grandi masticatori di vegetali coriacei, e ha prodotto anche queste creature qui, che sono poco più che una scimmia antropomorfa, nel senso che avevano un cervello leggermente più grande, avevano dei denti strani per una scimmia antropomorfa, erano bipedi e soprattutto per fame incominciano a incrementare la componente animale della loro dieta. Diventano dei cacciatori, no, non proprio dei cacciatori, diventano quelli che in inglese si chiamano scavengers, cioè dei utilizzatori di carcasse. Alcuni dicono, un bravo divulgatore direbbe degli spazzini della savana, no? Cioè creature che utilizzano carcasse di animali già predati, no? Da un branco di leonesse, da un leopardo, che sazi se ne vanno, rimane questa carcassa con ancora molto nutrimento al suo interno e viene utilizzata da sciacalli, iene, avvoltoi e dai nostri antenati bipedi, che in un momento di particolare aridità che incomincia intorno ai 3 milioni, 2 milioni e mezzo di anni fa, tendono o a specializzarsi verso una dieta vegetariana, i parantropi di cui parlavo un attimo fa, oppure si spingono verso una dieta più carnivora, come questi, che con un po' di coraggio chiamiamo già Homo. Sono le prime forme del genere Homo. Termine coniato negli anni 60 è Homo habilis, no? Che dice che queste creature, proprio grazie al bipedismo, tra l'altro, no? Che aveva liberato le mani da impegni di locomozione, incominciano a usarle per produrre i manufatti del Paleolitico. Non a caso proprio queste sono le date, 3 milioni, 2 milioni e mezzo, 2 milioni di anni, in cui compaiono i primi manufatti del Paleolitico, i primi manufatti preistorici, che vengono usati per fare il lavoro del macellaio, come vedete, in questa ricostruzione fatta da dei paleoartisti, ovviamente. Bene, anche questa nuova soluzione adattativa ha avuto successo e ha comportato la nascita del Paleolitico, l'inizio di un fenomeno chiave della storia evolutiva umana, che è quello della encefalizzazione, un'altra parola antipatica da pronunciare, che vuol dire semplicemente che nel giro di un paio di milioni di anni il nostro cervello è triplicato di dimensioni. Siamo partiti da un volume, Lucy aveva un cervello grande come uno scimpanzé, e era bipede come noi, ma era una scimmia da quest'altro punto di vista. E invece dopo Lucy, con i primi Homo e poi con tutte le altre specie del genere Homo, il nostro cervello ha incominciato a crescere come se fosse una specie di motore, di rumore di fondo della nostra evoluzione, da 2 milioni di anni in poi. Ed è cresciuto in una maniera esponenziale, la curva si impenna poi a un certo punto, fino ad arrivare ai volumi encefalici dei Neanderthal, appunto, o di noi Sapiens, che abbiamo raggiunto volumi, appunto, tre volte questa bottiglia. E poi l'altro fenomeno straordinario che avviene con la comparsa del genere Homo è quello che vedete qui rappresentato, cioè la diffusione geografica. I primi nostri i primi rappresentanti del nostro genere iniziano a diffondersi fuori dall'Africa, quella che tutti chiamiamo Out of Africa 1, perché poi ce ne sono state varie di uscite dall'Africa, compresa quella della nostra specie molto tempo dopo, quando Homo sapiens compare, sono passati 2 milioni di anni, il cervello ormai è esploso, è diventato, non so se vi ricordate quel film di Frankenstein Junior, Abnormal, no? cioè è veramente diventato un cervello abnorme rispetto alla nostra taglia corporea. E allora comparirà Homo sapiens e si diffonderà nuovamente seguendo queste traiettorie, ma quella che vedete qui non è la traiettoria di Homo sapiens, è quella di 2 milioni di anni prima, dei primi Homo, che si diffondono geograficamente con in mano dei manufatti del Paleolitico
chiamato Olduvaiano da un famoso sito qui in Tanzania, e sono creature appunto che potremmo rappresentare un po' così, dove vedete c'è anche più che un dialogo tra il artefice dei manufatti, quel ragazzo tendendo a farli, che altro c'è un apprendimento, no? Che ha a che fare, no? Che ha a che fare, no? Che ha a che fare, che ha a che fare, a che fare con, proprio con una scoperta storica, proprio da un gruppo di ricerca italiano, e probabilmente meriteremmo un premio Nobel prima o poi, Giacomo Rizzolatti, che quando ha compreso i neuroni specchio, che sono quei neuroni che si trovano dall'alto curiosamente proprio nella zona dove abbiamo anche i centri del linguaggio, dove c'è anche i centri della manualità, e quindi è una zona importante qui nell'emisfero prefrontale, dove ci sono questi neuroni che hanno a che fare un po' con quell'immagine che vedete lì sulla sinistra, cioè quel ragazzo che guarda e impara, a produrre che cosa? Dei semplici manufatti del paleolitico. Quindi tre cose succedono, no? Anzi quattro: cambiamento di dieta, una diffusione geografica formidabile, il paleolitico, l'encefalizzazione, la del genere Homo, avendo avuto come preludio il bipedismo milioni di anni prima, veramente cambia la storia, inizia davvero insomma una nuova fase dell'evoluzione umana. Ed è una fase che, proprio anche per queste grandi dimensioni geografiche, il relatore di ieri sera avrebbe detto geopolitiche, effettivamente qua possiamo incominciare a parlare di geopolitica, perché ci sono le relazioni tra gli esseri umani, le relazioni sociali che poi diventano politiche, e c'è la geografia che gioca un ruolo importantissimo, c'è la demografia anche che gioca un ruolo importantissimo da questo momento. Ma in questo straordinario scenario di forme del genere Homo ne compaiono diverse. Queste non sono né disegni né foto di esseri vivi, anche se lo sembrano. In realtà sono le foto delle creature prodotte dai paleoartisti. Cioè sono manichini in silicone che riproducono quanto più fedelmente possibile le fattezze che si possono ricostruire sulla base dei resti scheletrici, cioè a partire dalle ossa, a partire dal cranio, dai resti della faccia, i paleoartisti riescono a metterci dentro tutto quello che la scienza oggi insegna su queste creature. Vedete, alcune sono nella pelle scura, altre nella pelle chiara, altri hanno dei rilievi sovraorbitari particolarmente marcati, altri meno, e così via. Alcuni sono più grandi, alcuni sono più piccoli, sono più o meno in scala in questa immagine, e vi danno un'idea di come potevano essere queste creature, per quanto le conoscenze scientifiche oggi ci consentono di dire, e i paleoartisti riescono a riprodurre. Beh, li potrei presentare. Questo per esempio è un Homo ergaster, il famoso ragazzo del Turkana. Questo è Homo floresiensis, sono dei nanetti che vivevano in un'isola sperduta tra l'Indonesia e l'Australia. Questo è uno dei primi sapiens. Questo è un Homo heidelbergensis, se avremo tempo parleremo di questa specie. E questi sono due Neanderthal. In particolare questo è quello che abbiamo commissionato noi ai paleoartisti olandesi, che sono quelli che potete cercare su internet con questo nome, Kennis. Sono due gemelli, bravissimi, i più bravi secondo me al mondo, che hanno realizzato tutte queste ricostruzioni e molte altre, e tra le altre hanno realizzato l'uomo di Altamura, che è il nostro Neanderthal migliore, diciamo così, nel senso quello più completo, ancorché purtroppo si trovi ancora sottoterra per una serie di motivi che stanno ritardando forse eccessivamente la sua rimozione dal sito e il suo vero e proprio studio. Anche se abbiamo provato in questi ultimi anni, da quando siamo intervenuti noi, a studiarlo almeno virtualmente, come si dice, cioè acquisendo le immagini dalla grotta, c'è uno scheletro intero di un Neanderthal, e attraverso le immagini oggi abbiamo la possibilità di ricostruire la tridimensionalità degli oggetti, e quindi ricostruire un po' al computer, in laboratorio, le fattezze di questo scheletro, ancorché lo scheletro sia ancora lì a 6 metri di profondità in un posto inaccessibile se non agli speleologi e a chi da loro viene accompagnato. L'uomo di Altamura
Altra cosa che volendo si può cercare su internet. Ma insomma, se l'uomo di Altamura è lo scheletro più completo che ci sia al mondo di un Neanderthal, e questo non è forse un dettaglio, l'importanza di questo scheletro di Altamura è notevole proprio per questo, questo che avete davanti agli occhi è un altro scheletro di Neanderthal, anzi è il primo, meno completo di Altamura, ma ha il privilegio di essere quello che ha dato il nome alla specie. Viene da una località in Germania, vicino Düsseldorf, che si chiama Neanderthal, appunto, la valle dell'uomo nuovo, perché Neander alla greca era lo pseudonimo di un musicista del Seicento che si chiamava Johann Neumann, che messo in greco diventa Neander, che vuol dire uomo nuovo, e Tal in tedesco significa valle. Ora, Neanderthal è quindi la valle dell'uomo nuovo, dove nel 1856 per caso degli operai scoprono un uomo antichissimo. E che sia antichissimo lo capirono pure gli operai in qualche modo, no? Dallo stato di fossilizzazione, di pietrificazione delle ossa, e da questi rilievi sovraorbitari così vistosi, da questo cranio grande ma allungato anteroposteriormente, insomma, lo consegnarono fortunatamente, invece di buttare queste ossa o di riseppellirle, le consegnarono a un maestro, un insegnante di scuola locale, che capì che non era un orso delle caverne, che era un essere umano, però particolare. E poi questo scheletro, adesso ve la faccio molto breve, passò di mano in mano fino ad arrivare nelle mani, almeno nelle mani teoriche, insomma, nelle mani scientifiche di questo William King, che era un geopaleontologo di Sua Maestà Britannica, che è il primo che ebbe il coraggio di emettere una sentenza in latino, Homo Neanderthalensis, usando la sistematica che Linneo aveva creato un secolo prima. Con queste due parole emette veramente, secondo me, una sentenza, cioè dice che è Homo, cioè quindi qualcosa di molto simile a noi, ma al tempo stesso non è esattamente come noi, è un'altra specie, non è Homo sapiens, è Homo Neanderthalensis. E questo vedrete che è un po' un filo, a proposito di quel filo rosso, no, che attraversa tutta la storia della paleoantropologia, vedete che questo Homo Neanderthalensis ha un suo significato molto importante. Questo scheletro e questa denominazione segnano il battesimo di una scienza. La scienza della paleoantropologia comincia qui. Comincia 150 anni fa circa, con questo scheletro, questa denominazione e il dibattito che ne è scaturito. Quello che vedete sulla destra è una delle tante, appunto, ricostruzioni dei paleoartisti, sempre i soliti Kennis, Adri Alphons Kennis. E questo è proprio basato, questa ricostruzione qui è proprio basata su questo scheletro in particolare, perché loro hanno avuto anche la capacità, loro i Kennis, di non fare la ricostruzione del Neanderthal, no? Della tipologia del Neanderthal, della tipologia del Sapiens, ma fanno tutti i Neanderthal possibili e tutti i volti possibili dei Neanderthal, come avete visto nell'immagine che vi facevo vedere un attimo fa. Per esempio, questi sono due Neanderthal. Questo è Altamura, ma questo è La Chapelle-aux-Saints, è un Neanderthal francese. E questo è un Neanderthal tedesco, Neanderthal. E questa è la reale di distribuzione dei Neanderthal. Si vede bene che i Neanderthal erano... quella dei Neanderthal è una specie fondamentalmente europea. Sempre se avremo tempo magari parleremo della loro evoluzione in Europa, ma ha avuto anche un'ampia diffusione verso Oriente, diciamo così, quindi verso la Siberia a nord e verso il vicino Oriente, no? I territori attuali di Israele, Palestina, Siria, Iraq, verso sud-est. Quindi un cuore europeo e una diffusione verso parti più orientali dell'Eurasia.
e il tutto nel contesto di una successione di eventi, di periodi glaciali, che sono quelli che hanno caratterizzato l'ultimo milione di anni, ma per quanto riguarda i Neanderthal, soprattutto l'ultimo mezzo milione di anni della storia del pianeta. Quindi vedete l'estensione di queste calotte glaciali e anche l'emersione di terre che oggi sono bagnate dal mare. Non so se vi ricordate, all'inizio parlavo del Circeo e vi dicevo che davanti al monte Circeo c'era una pianura invece del mare che c'è oggi. Perché? Proprio perché durante una glaciazione grandi masse d'acqua venivano depositate sulla terraferma sotto forma di ghiaccio e quindi il livello del mare si abbassava, il contrario di quello che sta accadendo oggi, dove il mare si alza perché i ghiacciai si sciolgono. E quindi c'erano dei passaggi incredibili, per esempio non so, l'Adriatico quasi non esisteva, c'era una pianura qui che connetteva la penisola italiana con la penisola balcanica, o lo stesso Mar Nero era in larga parte territorio transitabile e così via. Dunque i Neanderthal sono delle creature, come abbiamo detto parlando della definizione del 1864, Homo Neanderthalensis, sono delle creature molto simili a noi, ma al tempo stesso molto diverse da noi. Si vede per esempio dal cranio. Guardate questi due crani, sono due crani enormi, il cervello in entrambi i casi è abnormal, cioè molto grande, siamo intorno a 1,5 litri in entrambi i casi, o quasi 1,5 litri, poi c'è variabilità tra gli individui, ma vedete chiaramente quella distinzione che io solitamente rendo in termini di palloni, un pallone da rugby e un pallone da football, cioè un cranio allungato anteroposteriormente, quello dei Neanderthal, un cranio rotondeggiante il nostro. E non sapete per quante ore ci potremmo trattenere a parlare di questo aspetto, che sembra un aspetto secondario, una morfologia, niente di... no, una cosa un po' per specialisti, no. Dietro a questa diversità della carrozzeria, diciamo così, del cranio dei Neanderthal da una parte, di noi Homo sapiens dall'altra, si nasconde proprio il segreto di alcune nostre caratteristiche fondamentali. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo il cranio fatto in questa maniera, non solo perché è grande, ma anche perché è rotondo, perché questa rotondità del cranio, io porto i capelli così corti apposta per mostrare, no, questa caratteristica, e la rotondità del cranio ha dei presupposti embriologici addirittura, o comunque di aspetti di accrescimento e sviluppo fondamentali. Cioè ha una sua natura genetica, ormonale, e ha delle conseguenze formidabili in termini neurologici soprattutto, e quindi cognitivi, comportamentali, eccetera, eccetera. E quindi lì veramente si gioca tutto, e incredibile a dirsi, ma questo ci vorrà un'altra conferenza almeno, tutto questo ha a che fare con il parto. Ma insomma, questa è un'altra storia, magari un altro libro. Ora concentriamoci un attimo sulla diversità morfologica. I Neanderthal erano veramente delle forme uniche nel panorama dei nostri antenati e parenti estinti. Cranio molto grande, ma cranio allungato anteroposteriormente con questi forti rilievi sovraorbitali, ma al tempo stesso una certa gracilità. Se voi guardate le ossa dei Neanderthal sono sottili, è come se fosse una specie di pallone gonfiato in cui proprio la struttura proprio del... si è assottigliata proprio per assecondare questo rigonfiamento encefalico, perché è un rigonfiamento soprattutto legato allo sviluppo del cervello che sta qua dentro, no? Però si mantengono alcune caratteristiche arcaiche come questi rilievi sovraorbitali, questa faccia un po' prugnata, questo sviluppo posteriore che è tipico dei Neanderthal, o anche se noi girassimo questo cranio, lo vedessimo da dietro, ha una forma detta M-bomb in francese, cioè con le pareti curve del cranio, mentre noi abbiamo le pareti verticali, rettilinee, no? Quindi è proprio un assetto, ma pensate che questo assetto diverso si riflette addirittura all'interno dell'orecchio. Nell'orecchio interno
che noi oggi possiamo vedere attraverso la topografia computerizzata, magari spinta con la luce dell'acceleratore di particelle invece che con dei raggi X, cioè facendo una microtomografia, riusciamo a vedere le strutture dell'orecchio interno, che sono quelle dell'udito, ma sono anche quelle dell'equilibrio, dell'equilibrio propriocettivo, no? I canali semicircolari, il sacco, l'utricolo, per chi conosce queste strutture. Bene, i Neanderthal avevano una disposizione dei canali semicircolari diversa, non solo da noi, ma da quella di tutti gli altri primati viventi ed estinti. Cioè erano particolarissimi da questo punto di vista, perché avevano sviluppato un cranio molto grande, ma al tempo stesso molto arcaico, no? È un po' quel Homo Neanderthalensis che torna. E questa arcaicità aveva comportato questo allungamento anteroposteriore, un nuovo assetto occlusale del rapporto tra mandibola e mascella e una nuova percezione dell'equilibrio propriocettivo denunciata dalla disposizione dei canali semicircolari, quindi veramente una forma unica. E quindi io personalmente non condivido affatto quella leggenda di metà del Novecento che diceva che un Neanderthal, se ben vestito con la cravatta eccetera eccetera, sarebbe stato inconfondibile nella folla della metropolitana di New York, così diceva questa. In realtà certo, se gli mettiamo un cappello forse lo copriamo, ma se glielo leviamo si scopre subito che è un Neanderthal, perché non c'è al mondo oggi un essere umano, siamo tanti, siamo 8 miliardi quasi ormai, non c'è nessuno che abbia questa conformazione del cranio. E questo discorso si potrebbe fare per l'intero scheletro, ma insomma qua pure purtroppo il tempo non credo che ce lo consenta. Però già da questa prima immagine così si capisce, credo, che se noi li guardiamo a prima vista, questi due scheletri sono evidentemente due scheletri umani. Quello di sinistra è un Neanderthal, quello di destra è un Sapiens. Con i loro rispettivi proprietari, diciamo così. Ma se li andiamo a guardare poi nei dettagli, guardateli un po', no? Non solo il cranio, ma anche il bacino, oppure la conformazione del torace, oppure la statura, anche perché sono più o meno in scale due, no? Vedete che ciascun dettaglio è diverso. Addirittura, non so, la fossa glenoidea della scapola, adesso che abbiamo studiato recentemente proprio per l'uomo di Altamura, che è una specie di cucchiaino d'osso grande così, che è quella dove si articola la testa dell'omero, e quindi l'articolazione della spalla. Ecco, quel cucchiaino d'osso ha una forma diversa se è quello di un Neanderthal o se è quello di un Sapiens. Ogni dettaglio effettivamente è un po' diverso. Guardate il bacino, no? Com'è più ampio a livello delle ali iliache, quello di un Neanderthal, e com'è più stretto quello di un Sapiens. Il torace, e così via, l'accorciamento degli elementi distali degli arti, cioè per esempio tibia e perone rispetto al femore, sono relativamente più corti in un Neanderthal che non in un Sapiens, o almeno in buona parte dei Sapiens, perché ci sono dei Sapiens, dei nostri conspecifici oggi, che hanno delle caratteristiche che possono somigliare vagamente a quelle dei Neanderthal, ma non per eredità dei Neanderthal, ma per analogo adattamento ad ambienti freddi, no? Quindi per esempio i nostri eschimesi hanno anche loro degli elementi distali degli arti più corti e un corpo più tozzo e più largo, ma perché? Perché si sono adattati per millenni a un ambiente freddo e quindi la dissipazione del calore deve essere minimizzata, e questa dissipazione del calore è minimizzata se il barattolo è corto e largo piuttosto che stretto e lungo, come invece nelle popolazioni che vivono in ambienti più caldi. Insomma, Neanderthal veramente delle creature speciali, e sono speciali anche dal punto di vista dei comportamenti. Siamo ancora nel Paleolitico, ovviamente, e lo saremo ancora a lungo, anche i Sapiens saranno, anche la nostra specie sarà a lungo nel Paleolitico. Pensate che la storia della sola nostra specie è per il 95% una storia di Paleolitico, a proposito di storie prima della storia. Cioè quando noi parliamo di storia, quella scritta dagli uomini, è roba degli ultimi millenni.
Se invece parliamo della nostra specie, quella che poi è stata capace di scrivere la storia, parliamo di 200.000 anni. Quindi per il 95% della storia della specie, o giù di lì, noi siamo stati nel Paleolitico, non abbiamo scritto nulla. E poi solo dopo abbiamo cominciato a scrivere. Quindi dentro di noi c'è un uomo del Paleolitico, questo vorrei comunicare soprattutto. Dentro di noi c'è un uomo del Paleolitico e che purtroppo si rivela anche in circostanze devastanti come quelle che stiamo vivendo da due mesi a questa parte. Come diceva Salvatore Quasimodo, sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, no? Però questo uomo del nostro tempo, che dentro è un uomo del Paleolitico e può far uscire questa arcaicità in maniera devastante, però dovrebbe rendersi conto che ha un grande cervello in una testa rotonda e dovrebbe farlo funzionare meglio, cosa che in questo momento sembrerebbe che non tutti sanno fare. I Neanderthal, oltre a produrre manufatti del Paleolitico, prima di altre forme, cioè tra i primi, ecco, diciamo, loro così come noi a quell'epoca, incominciano a mostrare dei segni, io li chiamo barlumi, di pensiero simbolico, cioè producono oggetti che non sono necessari per la sopravvivenza, ma sono necessari per qualcos'altro, cioè sono necessari per qualcosa che c'è dentro il loro cervello, perché incomincia a comparire un mondo di simboli. Torno a dire, nei Neanderthal sono barlumi, con i Sapiens tutto ciò esploderà, no? Avete presente le raffigurazioni di arte rupestre, le statuette, no? Che chiamiamo Venere paleolitiche, e quant'altro produrranno i Sapiens. Però i Neanderthal magari fanno uso di denti forati, oppure forano delle conchiglie, oppure usano l'ocra, si costruiscono dei monili, degli oggetti di ornamento. Una grotta in Valpolicella, qui in Italia, dalle parti di Verona, ci ha indicato che probabilmente facevano uso di penne come ornamento, un po' come degli indiani d'America, no? Magari se li mettevano tra i capelli. E tutto questo ha a che fare con un mondo di simboli, un mondo estetico anche probabilmente, e a mio avviso ha soprattutto a che fare con un mondo di etnie, cioè incominciano a essere importante il riconoscimento di noi siamo quelli che portano la penna tra i capelli, voi siete quelli che si mettono al collo la conchiglia forata, no? Quindi c'è un modo anche di identitario, culturale a questo punto, non solo fisico, no? Di riconoscersi come membri di un gruppo o come membri di due gruppi distinti. E poi, insomma, tutto è cambiato nelle nostre conoscenze, cioè tutto si è molto arricchita la nostra conoscenza dei Neanderthal da quando nel 1997, quindi non molti anni fa, una ventina d'anni fa, abbiamo imparato a estrarre il DNA dalle ossa dei Neanderthal o di altre creature estinte, di cui adesso non abbiamo il tempo di parlare, come i cosiddetti Denisova, che erano delle forme simili, diciamo così, ai Neanderthal, che vivevano però qui nell'Asia continentale. Bene, e queste estrazioni del DNA ci hanno insegnato tantissimo. Considerate che c'è una letteratura ormai sterminata in questi ultimi 20 anni di ricerche che sono comparse poi sulle maggiori riviste, tipo Nature o Science, che hanno a che fare con il passato, con la paleoantropologia, ma attraverso questa chiave di lettura che ci è fornita dal DNA. E tenete conto che io ho una rubrica su mensile, sulle scienze, nella quale ogni mese scrivo qualcosa che ha a che fare con le ultime notizie, no? Sull'evoluzione umana, e ormai mi sto abituando a dare soprattutto notizie di paleogenomica, perché effettivamente i risultati che otteniamo dalle conoscenze del DNA sono tali e tanti che riempiono proprio i nostri ragionamenti. Li riempiono nella misura in cui questo DNA ci ha mostrato che aveva ragione William King, cioè che si tratta di una specie diversa dalla nostra, no? Hanno un DNA sufficientemente diverso dal nostro
da poter mettere una linea di demarcazione. Homo sapiens, Homo neanderthalensis, due specie diverse. Ma paradossalmente il DNA ci ha anche insegnato che queste due specie diverse erano ancora in grado di ibridarsi tra loro. Cioè che la barriera genetica che si forma tra una specie e un'altra nel corso del tempo, in questo caso aveva mantenuto una sua certa permeabilità, cioè era una barriera incompleta, diciamo così, come con qualche forellino da cui potevano passare degli incroci che davano luogo a della prole fertile, e questa prole fertile era in grado poi di trasmettere nel tempo, tant'è che tutti noi in questa sala abbiamo, chi più chi meno, ma dei frammenti del pulviscolo di DNA neandertaliano. La cosa interessante è che ciascuno ce l'ha diverso, cioè ciascuno di noi porta dei brandelli di DNA neandertaliano diverso da tutti gli altri, e questo ci dice che appunto questa ibridazione non è stata quella tra popolazioni di una stessa specie che poi è continuata nel tempo, ma è stato un momento, adesso un momento geologico, un momento, no? Una fase che è stata quella del primo contatto, e poi non è avvenuta più, sempre meno, e poi non è avvenuta affatto, e quindi quel DNA introgresso, si dice, no? Tecnicamente, cioè questo DNA neandertaliano che è entrato nel nostro genoma si è andato poi via via polverizzando nelle varie popolazioni, per cui tutti noi umani di oggi, a parte gli africani subsahariani, abbiamo DNA neandertaliano, ma ognuno ha un pezzettino differente, perché ognuno ha ereditato parte di questo DNA in progresso che si è polverizzato poi via via nelle varie popolazioni. E quando è avvenuto tutto questo? Beh, questo è avvenuto quando la nostra specie, Homo sapiens, è comparsa. Questa è più o meno la data, questa è più o meno l'area, secondo almeno alcune chiavi di lettura, cioè il corno d'Africa, 200.000 anni fa, questo K sta per 1.000 anni fa ovviamente, e poi la specie umana moderna, Homo sapiens, ha cominciato a riempire il continente africano. E dopo 100.000 anni, quindi considerate che metà della nostra storia è avvenuta in Africa, no? Nella nostra come specie, non sto parlando di Australopiteco o di altre forme più antiche, sto parlando solo di Homo sapiens, metà della nostra storia come specie è avvenuta in Africa. E poi abbiamo, come dire, iniziato a tracimare fuori dall'Africa, soprattutto dall'unico passaggio di terra che è il Sinai. E quindi da qui un sottoinsieme della variabilità sapiens africana ha iniziato a entrare in contatto con la reale di distribuzione dei Neanderthal, che come avete visto prima occupavano l'Europa, il Vicino Oriente, la Siberia. E quindi questa è stata, e come c'è scritto anche in questo grafico, l'area principale di admixture, come c'è scritto qui, cioè di ibridazione tra i sapiens che cominciavano a dilagare fuori dall'Africa e i Neanderthal che popolavano i lembi, diciamo, di quella terra. E lì soprattutto sono avvenute le ibridazioni, è quella che un genetista, forse un biologo evoluzionista chiamerebbe una zona ibrida. Ci sono, abbiamo scoperto, sappiamo che tra specie simili si formano queste zone ibride, cioè sono delle zone geograficamente di contatto tra l'areale di una specie e quello di un altro, dove possono accadere, anche se le specie sono diverse, a patto che si siano separate in tempi relativamente recenti, possono avvenire delle ibridazioni. Le due specie rimangono separate, ma lì si formano degli ibridi. È quello che è successo nel caso nostro, ed è, io trovo straordinario che attraverso una serie di pezzi d'osso rotti tipo questo oggi riusciamo a raccontare delle storie con questa finezza di dettaglio. Quando dicevo prima storie prima della storia, mi riferivo a questo livello di interpretazione di un passato remoto che però possiamo vedere nella sua concretezza, e ci possiamo anche scherzare sopra come io ho fatto qui, insomma, con l'evocazione del pianeta delle scimmie. E anche in Italia, e qua quasi quasi mi fermerei per lasciare spazio delle eventuali vostre domande, anche in Italia abbiamo parecchio da dire sui Neanderthal.
quasi inizierebbe qui un'altra conferenza. I Neanderthal italiani sono tanti, alcuni sono particolarmente significativi. Io vengo da Roma e devo dire, nel Lazio abbiamo la fortuna di avere forse i reperti più significativi, a parte l'uomo di Altamura, che è certamente una cosa straordinaria, che viene appunto dalla zona di Bari, dall'Alta Murgia. Ma nel Lazio ci sono due fossili trovati a Roma, pochi lo sanno, no? Che proprio a Roma, nella città dei re, degli imperatori e dei papi, c'è un passato che risale all'uomo di Neanderthal. E pensate che proprio nei fori, negli scavi che furono fatti nel foro romano durante il fascismo per l'apertura di via dei fori imperiali, fu trovata una zanna di elefante che non aveva a che fare con i circhi dei romani, ma aveva a che fare con il paleolitico e la preistoria più remota, quando a Roma vivevano, nel territorio di Roma, nella valle del Tevere e dell'Aniene, vivevano elefanti, ippopotami, rinoceronti e Neanderthal, e uomini della preistoria. E proprio in una zona di Roma che è famosa, anche si ricorda Menenio Agrippa, no? E Monte Sacro, proprio a Monte Sacro ci sono due crani di Neanderthal trovati negli strati geologici, quindi una cava di ghiaia. Così come il Circeo, ve lo citavo prima, si trova un poco a sud di Roma, da queste parti, e questo pallino blu praticamente, e lì ci sono diversi siti con resti neandertaliani. Il più famoso è una grotta che si chiama Grotta Guattari, di cui forse qualcuno di voi avrà sentito riparlare l'anno scorso. Perché? Perché Grotta Guattari fu scoperta nel 1939, e venne fuori un cranio famosissimo di Neanderthal con tutta una storia dietro, che poi è stata, non so, ne parliamo un'altra volta anche in questo caso. A Grotta Guattari poi per molto tempo non si è fatto più nulla, se non che un paio d'anni fa la Sovrintendenza Archeologica ha deciso di riaprire degli scavi a Grotta Guattari e ha trovato 40 altri resti di Neanderthal, con tutta un'altra serie di evidenze importanti che faranno oggetto delle nostre ricerche, nostre nel senso di un gruppo allargato di ricercatori, nei prossimi anni, perché è proprio notizia fresca. L'anno scorso qualcuno di voi potrebbe aver essere capitato in quei telegiornali di una sera di maggio in cui il ministro Franceschini annunciava questa scoperta come qualcosa di straordinario, qual è, insomma, effettivamente. Di Altamura vi ho già detto, poi in Italia abbiamo anche un altro reperto importante, che è questo qui, che si chiama Uomo di Ceprano, che sta sempre nel Lazio. Quindi, insomma, però a parte queste punte dell'iceberg, questi reperti più importanti che vi ho citato, vedete come anche considerando solo i siti dove ci sono resti umani, poi ci sono tutti gli altri dove ci sono i manufatti del Paleolitico, sono molti di più. Questi sono solo i siti con resti umani, vedete come l'Italia è abbastanza costellata di siti. Io per esempio il prossimo fine settimana mi troverò da queste parti, qua siamo nella zona di Vercelli, Novara Vercelli, siamo nel Monfenera, dove proprio sempre l'anno scorso, un anno particolarmente fortunato evidentemente, sono stati trovati altri resti di Neanderthal in una grotta in quota sul fianco di questa valle, la Val Sesia. Bene, io direi che così ci siamo, ma insomma penso che sarebbe carino se qualcuno di voi avesse qualche domanda, che magari ci darà modo di approfondire. Qualcuno in sala viene portato il microfono. Buongiorno, innanzitutto grazie per la presentazione veramente splendida. Il mio dubbio è relativo alla variabilità individuale, quindi come si fa a distinguere la variabilità individuale
a fronte tutto sommato di pochi reperti che vengono trovati, no? Quindi questo secondo me proprio a livello di pratica sperimentale, scientifica, è una cosa che mi incuriosisce, ma sempre incuriosito. Grazie. Beh, diciamo che lo dicevamo già di fronte a questa immagine, no? Cioè se io ho, o anche se vuole, dove era quell'altra, a questa, cioè se dei paleoartisti sono in grado di caratterizzare due Neanderthal in modo diverso, effettivamente, no, quindi c'è una variabilità interna alla specie. Ma al tempo stesso, come vi dicevo invece davanti a quest'altra immagine che adesso ritrovo, questa, quando vi dicevo appunto al mondo oggi un Neanderthal, ancorché sbarbato, con la cravatta, ben sistemato, ben messo, sarebbe riconoscibile anche nella metropolitana di New York, proprio perché per quanto tra i Neanderthal, cioè coloro che hanno questa morfologia, ci sia variabilità, e tra i sapiens ci sia variabilità, non c'è in nessuno di noi, 8 miliardi quasi di individui che popoliamo oggi il pianeta, qualcuno che abbia queste caratteristiche. Quindi esiste variabilità intraspecifica, ma esiste anche un salto, chiamiamolo così, di variabilità interspecifica. Questo ce lo dicono i fossili, la morfologia quindi, e ce lo dice anche il DNA, no? Con quanto vi dicevo prima. Per fare un esempio ancora forse più vicino a quello che lei mi domandava, mi viene in mente il caso di Grotta Brühl, che è la grotta da cui è partito il mio sogno, di cui vi parlavo, quella dove stavo seduto al tramonto con la barchetta nostra fuori alla fine di una giornata di scavo. Bene, a Grotta Brühl, che è una delle grotte del Circeo, noi abbiamo trovato tantissima fauna, cioè i resti di animali cacciati dai Neanderthal, moltissime, migliaia di manufatti di quell'epoca, ma purtroppo soltanto 3 resti umani, 2 denti e un frammento di parietale, una porzione di parietale, un oggetto che adesso vi sto più o meno, in realtà è dell'altro lato ma cambia poco, vi sto più o meno segnalando qui con la punta della freccia, cioè no, un frammento di queste proporzioni. E bene, io all'epoca, parliamo del 1989, un po' di anni fa, ero ancora proprio un giovane ricercatore, però fui in grado, di fronte a un gruppo di colleghi di livello internazionale che venivano proprio lì a Sabaudia, al Circeo, per celebrare i 50 anni della scoperta di Grotta Quattrini, insomma un congresso internazionale importante, fu in grado di dimostrare che quello era un frammento di cranio neandertaliano, inequivocabilmente, perché proprio conoscendo la morfologia dei Neanderthal rispetto a quella di Sapiens e sapendo quella cosa che vi dicevo prima, cioè la forma embomb cosiddetta delle pareti laterali del cranio Neanderthal rispetto a quella verticale dei Sapiens, quel frammento lì intercetta proprio questo tratto morfologico, cioè è curvo invece di essere dritto, e questo fa la differenza, e addirittura non c'è sovrapposizione nei campi di variabilità, cioè se io faccio un piccolo calcolo molto semplice e metto in rapporto l'arco con la corda, nei Neanderthal e nei Sapiens ho dei campi di variabilità assolutamente distinti. Quindi ecco, questo per dire, anche dai frammenti a volte salta fuori, diciamo, un'approssimazione a questo distinguo tra la variabilità intraspecifica, che è una cosa, e la variabilità interspecifica, che è un'altra. No, le volevo chiedere quanto ha influito il passaggio dall'alimentazione solo vegetariana a quella invece carnivora nell'evoluzione appunto della specie, cioè è stato un salto significativo oppure? Ci tengo a precisare che non è l'evoluzione della specie, ma è la comparsa di un nuovo genere.
cioè la comparsa del genere Homo, che poi si declina in Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo floresiensis, Homo neandertalensis, Homo sapiens, cioè tutto, no, ma è importante che tutti, perché per capire bene la nostra evoluzione bisogna distinguere quando è avvenuto cosa, no? In quale contesto è avvenuto cosa. Questo è un evento, un processo importante che è durato centinaia di millenni, un tempo molto lungo, milioni di anni fa, siamo tra 2,5 milioni e 3 milioni di anni, grosso modo, in cui il passaggio alla dieta carnivora è stato certamente fondamentale, per tanti motivi. Però, dunque, innanzitutto non è un reale passaggio, ma è un incremento, prima cosa, cioè nel senso che abbiamo motivo di credere che la dieta delle forme precedenti a queste, per esempio l'usi, fosse piuttosto varia e simile a quella di uno scimpanzé oggi. Gli scimpanzé oggi mangiano frutta e germogli, per lo più, questa è la loro dieta per eccellenza, però non disdegnano anche cibi vegetali più coriacei e anche carne. I scimpanzé talvolta vanno anche addirittura a caccia, diciamo così, di piccoli babuini, insomma, quindi non è una novità questa. Però in una fase climatica e ambientale particolarmente difficile, questo elemento della dieta diventa cruciale. Ed è stato molto importante che ciò sia avvenuto. Perché? Perché ha richiesto di sviluppare quanto più possibile le capacità cognitive per utilizzare al meglio tutto ciò. E quindi, per esempio, anche l'uso dei manufatti, l'inizio del paleolitico, come dicevamo prima, no? È stato in qualche modo un sottoprodotto di questo passaggio trofico alimentare. E poi molti elementi ci suggeriscono che questo passaggio alla dieta carnivora, o questo incremento della dieta carnivora, abbia avuto un effetto fondamentale sullo sviluppo del cervello. Perché? Perché la dieta a base di proteine animali è una dieta più facilmente digeribile, è una dieta quindi più nobile, possiamo dire così, che ha aiutato lo sviluppo di un tessuto altrettanto nobile che è quello del nostro cervello. Non a caso qui comincia il fenomeno dell'encefalizzazione. Anche perché chi ha una dieta più carnivora, questo ce lo dicono, insomma, gli studi su tutti gli animali possibili, soprattutto tra i mammiferi ovviamente, ma anche gli uccelli, ha necessità di un intestino più corto. Ovvero, dal punto di vista del metabolismo complessivo dell'organismo, c'è un risparmio, diciamo così, in termini di digestione, e questo risparmio, come se fosse un po' un condominio, no? In cui si può investire invece nel tessuto nobile che è rappresentato dal tessuto cerebrale. È una ipotesi che fu lanciata da due miei colleghi negli anni 80, se non mi ricordo male, 85 deve essere, ed è la teoria cosiddetta dell'expensive tissue, expensive tissue ipotesi, cioè l'ipotesi del tessuto biologico, dispendioso, caro, costoso. E il tessuto dispendioso, caro, costoso è il nostro cervello, è la materia grigia, che è stata possibile per una dieta più nobile da un certo punto di vista, ma che soprattutto ci faceva risparmiare investimenti metabolici a livello del tubo digerente. Quindi, insomma, passaggio cruciale. Qualche altra domanda? Buongiorno. Vorrei sapere qualcosa sulle cause dell'estinzione dei Neanderthal. Un tema classico. Andiamo in una parte di slide che non vi ho fatto vedere, che è questa. No, questa è troppo complicata. Ci metterei un'ora per descriverla, vediamo questa. C'è una teoria, che è qualcosa di più di una teoria, è proprio un'evidenza,
che le caratteristiche dei Neanderthal furono acquisite attraverso una serie di passaggi che noi chiamiamo colli di bottiglia, cioè di strozzature della variabilità. E questi colli di bottiglia hanno avuto a che fare nel corso del, qua vedete una scala del tempo, parliamo di centinaia di migliaia di anni. Qua siamo nell'epoca dei Neanderthal più tipici, ma qua siamo al cospetto dei loro antenati, no? Una specie che molti di noi chiamano Homo heidelbergensis. Bene, in questo lungo periodo di tempo, in corrispondenza delle fasi glaciali che sono rappresentate da queste oscillazioni della curva, soprattutto sono queste fasi verso sinistra, vedete c'è scritto cold phase, cioè fasi, alcune sono state più serie, più profonde, più drammatiche, altre un po' meno, altre di nuovo di più. Questa poi è il last glacial maximum, cioè l'ultima glaciazione, quella nella quale i Neanderthal si sono estinti, ma i Neanderthal si sono estinti prima del last glacial maximum. Poi c'è stato questo massimo glaciale intorno a 20.000-25.000 anni fa e poi siamo arrivati all'epoca attuale, che è un'epoca post-glaciale. Bene, in questo contesto i Neanderthal e i loro antenati hanno subito una serie di strozzature della variabilità dovute al clima glaciale. E questo noi lo sappiamo da una serie di elementi che hanno a che fare paradossalmente, proprio, dico paradossalmente perché magari uno a prima vista non ci penserebbe, con la loro morfologia. Cioè le caratteristiche che via via nel corso del tempo sono state acquisite dagli antenati dei Neanderthal e poi dai Neanderthal stessi, sono delle caratteristiche che fanno riferimento a questo modello che qua non c'è scritto, ma forse c'è scritto, no vabbè, da qualche parte ci dovrà essere scritto. Questo modello si chiama accretion model, cioè un modello dell'accumulo dei caratteri neandertaliani, che sarebbero avvenute, questo accumulo sarebbe avvenuto proprio grazie, tra virgolette, a queste strozzature della variabilità. In questa maniera qui, durante le glaciazioni le popolazioni si frammentavano e venivano spinte verso il meridione, quindi per esempio il nostro uomo di Altamura potrebbe essere uno di quelli che vivevano in Puglia in una fase molto fredda, e in una casa stavamo in Puglia proprio perché le popolazioni erano contratte verso il sud e ridotte a piccoli gruppi. E poi le caratteristiche dei Neanderthal acquisite in queste piccole popolazioni riesplodevano ad ogni fine di glaciazione e si ridiffondevano in tutto il resto d'Europa. Perché le sto raccontando questa storia che non ha nulla a che fare apparentemente con l'estinzione dei Neanderthal? Per dire che a ogni glaciazione i Neanderthal soffrivano molto i cambiamenti climatici, cioè erano molto fortemente condizionati nella loro numerosità e nella loro distribuzione geografica da questi fatti glaciali. E lo sappiamo appunto da questo fenomeno, ecco finalmente il titolo di questa teoria, che si chiama accretion model, cioè questa graduale acquisizione dei caratteri neandertaliani. Ora, quando i Neanderthal si estinguono, e questo avviene più o meno in corrispondenza di questa lineetta qui a puntini rossi, che vuol dire 40.000 anni fa, siamo appunto di nuovo in una fase glaciale. E quindi siamo di nuovo in una situazione in cui loro stanno soffrendo fortemente il clima, l'ambiente, e si stanno contraendo in piccoli gruppi più verso la parte mediterranea del continente. Il problema è che in quest'ultima fase, 40.000 anni fa, non erano più soli, ma c'era un altro competitore, diciamo così, per le risorse trofiche, per il nutrimento, nella vita, un'altra specie, un po' più sveglia, un po' più smart, un po' con una frazione in più di capacità, di plasticità adattativa e di capacità di sfruttare le risorse, per cui entra in funzione un meccanismo che i biologi evoluzionisti chiamano esclusione competitiva, che dice esattamente così: due specie che occupino la stessa nicchia ecologica, cioè nel momento in cui due specie occupano la stessa nicchia ecologica, vuol dire che vivono nello stesso modo, sfruttano le stesse risorse, hanno gli stessi tempi di vita, hanno le stesse
dinamiche demografiche? Ecco, quando due specie occupano la stessa nicchia ecologica ed entrano in simpatria, cioè occupano gli stessi spazi geografici, e questo è stato dovuto al fatto che i sapiens, una volta trascinati fuori dall'Africa, hanno incominciato a diffondersi anche verso l'Europa e quindi sono entrati nei territori dei Neanderthal in un momento difficile come era quello dell'ultima glaciazione. Bene, la maggiore capacità, plasticità adattativa di una delle due ha comportato l'ultima parte del meccanismo di esclusione competitiva. Quando due specie che occupano la stessa nicchia ecologica entrano in simpatria, una delle due si estingue e l'altra sopravvive e si diffonde. E quindi, come dicevamo efficacemente un giorno chiacchierando con un personaggio che sicuramente tutti conoscete, Telmo Pievani, no? Discutevamo davanti a un pubblico come quello che siete voi oggi di queste tematiche, è venuta fuori questa metafora delle fiammelle che io mi rivendo ogni volta, no? Effettivamente è come immaginare delle fiammelle, che sono le popolazioni neandertaliane, che per la glaciazione si stanno quasi spegnendo, ma ce l'avrebbero fatta forse, no? Alla fine della glaciazione a riesplodere in tutto, ma arrivano altre fiammelle che invece sono più vivaci, più ricche, che si moltiplicano e che diventano piano piano un incendio, e le fiammelle dei Neanderthal a quel punto si spengono del tutto e rimangono soltanto quelle dei Sapiens. Questa è un po' come me la racconto io, l'estinzione dei Neanderthal. Ci sono sicuramente anche altri fattori che possono aver contribuito, per esempio c'è chi parla di una grande eruzione vulcanica, c'è chi parla di un cambiamento nel magnetismo terrestre. Sicuramente ci possono essere altri fattori, ma secondo me questo dell'esclusione competitiva e del contesto glaciale è quello fondamentale. Grazie, la seguo sulla rivista Le Scienze, quindi molte cose le ho già sentite. Quindi mi permetterei di fare una domanda un po' fuori, partendo però dalla sua introduzione. Cosa si insegna nelle scuole? Anche perché sono un ex insegnante. Quindi mi ricordo che anni addietro Boncinelli disse non spiegate troppo del nuovo perché ancora deve essere codificato e verificato, e poi magari create una disillusione rispetto al metodo scientifico. E quindi ecco, volevo, se poteva approfondire questo argomento. Da un lato mi invita a nozze, dall'altro non so quante ore abbiamo a disposizione, quanto volete stare qui a sentire. In realtà, in poche parole, io ritengo, anche per una battaglia importante che stiamo cercando di condurre a Roma, cioè proprio in questo momento, guidati dal premio Nobel Giorgio Parisi, che dovrebbe essere qui oggi, ma in realtà per motivi personali credo che sarà in video, e con il sindaco Gualtieri, di cui abbiamo un po' colto l'attimo proprio dell'elezione per spingerlo a fare una scelta che ha fatto, e di creare un museo della scienza a Roma, che è incredibile che a Roma non esista né un museo della scienza e tecnica, né un museo di storia naturale, come c'è in qualunque capitale, non solo occidentale, come c'è a Milano, no? A Roma non c'è, incredibile, ma vero. Bene, perché parlo del Museo della Scienza? Perché ha molto a che fare con l'insegnamento anche scolastico, e mi fa pensare a questa frase di Dado Boncinelli, in cui appunto non necessariamente l'insegnamento delle scienze, e quindi anche la trasmissione dell'importanza del metodo del pensiero scientifico, deve passare attraverso le componenti più raffinate della nostra cultura biologica, che oggi è formidabile, insomma, e si può sviluppare appieno soltanto all'università, e neanche all'università. Io non capisco, io sono biologo di formazione, non capisco la terminologia che usano alcuni studenti nelle sedute di laurea di biologia, perché la biologia si è talmente espansa che io, che poi mi sono portato più verso tematiche appunto che non sono certamente molecolari, proprio non capisco quando parlano, per rendervi l'idea, no, di quanto sia
ingigantita la conoscenza biologica. Allora, quello che volevo dire è questo: questo livello di conoscenze si passano bene all'università, ma la scuola deve rappresentare la premessa per tutto questo attraverso un maggior spazio dedicato alla scienza, al pensiero scientifico, e anche in un museo come nella scuola, lo spazio dedicato al museo, al pensiero e al metodo scientifico può essere veicolato da cose semplici. Io me ne sono accorto quando, per le attività che fino a qualche anno fa si chiamavano alternanza scuola-lavoro, adesso si chiamano PCTO, ci siamo messi in testa di far misurare dei crani a dei ragazzi di scuola degli ultimi 3 anni del liceo. E quindi gli ho dovuto spiegare il significato di questa procedura, cioè perché diavolo uno misura un cranio, ma soprattutto come misura un cranio. Non è che uno prende le prime misure, no, che ha in mente, ma c'è tutto un discorso di orientamento, di punti da individuare con un significato preciso, di misure da prendere tra questi punti, di uso di queste misure per trasformarle in tabelle, grafici. E dietro questa cosa, che è semplice, no? È veramente semplice, si tratta di individuare appunto queste poche cose che vi ho appena detto, però quei ragazzi hanno capito il senso del metodo scientifico, nel senso che hanno capito che bisogna distinguere tra dei materiali, strani quanti volete, no? Rappresentati da dei crani veri o di plastica che siano, e magari superare certi bias di tipo emotivo, perché il cranio poi insomma evoca la morte. Poi c'è da individuare una metodologia precisa, magari semplice ma precisa e rigorosa e riproducibile. C'è da trasformare tutto questo in dati quantitativi. Tutto questo può essere trasformato poi appunto in tabelle, figure e quant'altro, e questo dà dei risultati. E se io faccio questa procedura su certi crani, con certe misure, con certe metodologie, e la signora fa lo stesso con gli stessi crani, le stesse misure, otteniamo gli stessi risultati. E quindi trasformiamo qualcosa che è soggettivo in intersoggettivo. A quel punto, su questo possiamo aggiungere una componente interpretativa, che quella sì è davvero molto più soggettiva, molto più inferenziale. E tutto questo diventa un articolo scientifico, no? Cioè diventa quella cosa che noi tipicamente distinguiamo in introduzione, materiale e metodi, risultati e discussione, che ha proprio questo tipo di organizzazione per questi motivi. Perché dico questo? Perché dico che appunto anche attraverso una cosa così scema come prendere 2 misure in croce su un cranio, può rappresentare un veicolo di trasmissione di qualcosa che qui, e l'abbiamo visto nei 2 anni di coronavirus, qui in questo paese è poco bazzicato, cioè la cultura scientifica, il metodo scientifico sono purtroppo, non sono un tipico patrimonio di questo paese. In questo paese vale di più chi urla più forte o chi è più convincente. No, la scienza non funziona così, funziona attraverso dati che devono essere in qualche modo, no, verificati. Io credo che questo sarebbe importante che avvenisse a scuola, così come in un museo della scienza. E per fare questo comunque ci vuole tempo, ci vuole più tempo, e non basta il tempo che gli viene dato. Non è possibile, lo dico con tutto, io vengo dal liceo classico, figuriamoci, ma non è possibile che in un liceo che chiamiamo scientifico, la materia che ha più ore di insegnamento è il latino. Non è possibile, anche per quanto il latino sia interessantissimo, sia una metafora del metodo scientifico. Me ne sono accorto quando seguivo mio figlio che faceva il liceo scientifico, no? E cercavo di ricordarmi un po' del latino imparato al classico e di insegnarglielo, e mi sono accorto che effettivamente fare una traduzione di un testo latino è come fare un esperimento scientifico, perché devi avere materiali, metodi, risultati ed essere capace di cambiare le idee quando ti accorgi che qualcosa non funziona. Però non viene insegnato così e non è per questo che viene insegnato il latino, e soprattutto non è possibile che abbia un numero così elevato di ore a disposizione quando le scienze si sono così sviluppate negli ultimi anni che richiedono necessariamente, anche per un livello introduttivo, tanto più tempo di quello che gli viene dedicato.
Oppure non chiamiamolo più liceo scientifico, facciamo. Qualcun altro? Buongiorno, chiedevo la verifica di una notizia che ho ascoltato pochi giorni fa in una trasmissione radiofonica sulla scienza, che diceva che non sono state trovate tracce di Homo sapiens nel Neanderthal, cosa invece che nel nell'Homo sapiens sono state trovate tracce che anche noi portiamo dietro. E poi volevo chiedere un'altra cosa velocissima: è vero che siamo diventati bipedi per sfuggire alla caccia agli animali, grandi animali che si trovavano nel passato, cioè nel senso di percorrere più veloci o per arrampicarsi negli alberi? Dunque, sulla prima domanda possiamo correre veloci perché non so chi parlasse alla radio, ma non era aggiornato. Cioè, effettivamente 10 anni fa circa si avevano dati che puntavano in quella direzione, cioè che come se il passaggio dei geni fosse stato solo in un senso e non nei due sensi. In realtà poi abbiamo visto che non è vero, è che c'è stato scambio in entrambe le direzioni. E quindi va bene. Per quanto riguarda l'altra domanda, entriamo in un discorso, mi tocca fare la battuta che ho fatto credo già 3-4 volte, cioè per cui ci vorrebbero alcune ore per rispondere a pieno, ma comunque ci siamo quasi, nel senso che sull'acquisizione del bipedismo e della postura eretta c'è una letteratura che va avanti da secoli, potremmo dire, no? Ma ci sono una serie di ipotesi che sono state fatte, che poi i dati che abbiamo acquisito nel corso del tempo hanno via via sfoltito. Ne faccio un esempio. Ai tempi di Darwin, a metà dell'Ottocento, si diceva che noi eravamo diventati bipedi in rapporto alla produzione del Paleolitico, no? Dei manufatti del Paleolitico. Perché tanto più usavamo le mani per produrre manufatti, tanto più tendevamo ad alzarci in piedi. Cosa c'è che non va in questa teoria? È la tempistica. Noi siamo diventati bipedi molto prima di cominciare a usare i manufatti. Quindi ci sono una serie di ipotesi che, per quanto apparentemente verosimili, si sono poi rivelate infondate. E questa sfoltitura è andata avanti, è andata avanti. Io di solito a lezione, quando parlo di questo argomento, ho una lista di varie delle ipotesi che nel corso del tempo sono state fatte, e una per una salta, e quella che rimane è la più banale e che ha a che fare però con una comprensione chiara del contesto ambientale di quell'epoca. Allora, siamo in Africa orientale, siamo intorno a 5-6 milioni di anni fa, e quel territorio dell'Africa, che è quello caratterizzato dalla presenza della Rift Valley, si sta inaridendo, ma non troppo, nel senso che è un ambiente molto vario. Alla stessa latitudine ci sono le foreste equatoriali dall'altra parte dell'Africa, no? Lì invece si sta incominciando a creare una situazione mista tra foresta e radure. Più che savane io le chiamerei radure, la savana verrà dopo. E quindi lì ci stanno molto bene delle creature come l'usi, no? Questi nostri antenati australopitecini, che hanno una, diciamo così, caratterizzazione mista, come se fossero degli anfibi quasi, no? Cioè che vivono in foresta, e l'usi aveva tutte le caratteristiche della parte superiore del corpo per muoversi in foresta, ma che quando si vogliono spostare da un'isola, chiamiamola così, di foresta all'altra, devono attraversare degli spazi aperti, e lì è fondamentale quello che diceva lei, cioè il che difendersi, avvistare il più possibile i predatori. E quindi è probabile, ma è un'ipotesi, che siano stati favoriti quei gruppi in cui c'erano degli individui che avevano una tendenza innata ad alzarsi su due gambe e a controllare il territorio intorno a sé e avvisare quindi il piccolo gruppo e salvaguardarne la sopravvivenza.
Questa caratteristica si deve essere poi trasmessa ovviamente, perché questi erano un gruppo che sopravvivevano, gli altri venivano, diciamo così, inghiottiti dall'attività dei predatori, e quindi questa caratteristica si è stabilizzata. Però ci piacerebbe saperne ancora molto di più, perché è chiaramente un passaggio cruciale della nostra evoluzione. Esatto, come un surigato. Esattamente. Qualcun altro? Credo possiamo ringraziare il professore per la sua relazione.